Andiamo a casa di Alice. Alice, appunto, si è trasferita ad Enfield Bagley dopo che i nonni di Vincenzo sono morti e la casa sta cambiando piano piano, sta prendendo forma, sta appunto urlando il nome di Alice, in poche parole. Lei la sta personalizzando a tutto andare. Ecco qui la piccola Iris, che appunto è una bambina adorabile, adorabile. Ma andiamo a parlare di Alice, perché infatti Alice sta facendo un sacco di cose. Sta lavorando come pittrice, sta aiutando appunto gli abitanti di Enfield Bagley, sta facendo la mamma. E in tutto questo trova anche il tempo per occuparsi della fattoria e dei suoi hobby. Cioè, è una cosa allucinante. Non so dove trova tutto il tempo, però sta facendo veramente un sacco di cose. La piccola Iris gioca sempre da sola perché suo fratello, Simon, non vuole giocare con lei, ma a lei non interessa. Lei si diverte, passa tantissimo tempo in giardino e non in casa, passa veramente tantissimo tempo in giardino e gioca da sola, è sempre felice, sempre con il sorriso in faccia, no? È una bambina favolosa, veramente fantastica, mi piace tantissimo, è sempre allegra. Come vi dicevo, Alice appunto sta aiutando gli abitanti del villaggio, quindi Vincenzo ovviamente lavora di più rispetto ad Alice, anche se Alice fa 1 miliardo di cose rispetto a Vincenzo, però comunque lei trova anche il tempo per aiutare gli abitanti del villaggio, perché comunque è un'atmosfera che le è sempre piaciuta, ha sempre amato questo posto proprio per l'ospitalità che ti danno gli abitanti e allora ha deciso pure lei di dare una mano appunto a loro. E così appunto li aiutiamo, tipo gli portiamo le uova delle nostre galline, il latte della nostra mucca, la lana del nostro lama. Eh sì, perché abbiamo tutte queste cose a casa, quindi è bello che appunto i prodotti che noi diciamo coltiviamo, produciamo, vengono usati appunto per aiutare le persone appunto del paese. Oltre a questo, appunto, Alice sta ancora lavorando come pittrice. Stiamo cercando di salire al massimo della carriera piano piano. Ha assunto un agente, sta diventando famosa un poco alla volta, anche perché lei comunque va già, lei è famosa anche non soltanto come pittrice, ma anche per tutte le aste di beneficenza che fa il centro ricreativo, cioè tutte queste cose le sono ovviamente riconosciute. Quindi ha assunto un agente per aiutarla appunto con le aste, quale aste scegliere, a quale evento andare, tutte queste cose qua, perché sennò sarebbe impazzita, impazzita, ma lei continua a dipingere per passione non per esclusivamente per lavoro, per passione, lei continua ad amare appunto la pittura. Come vi dicevo, appunto abbiamo il lama, abbiamo la mucca, abbiamo le galline, abbiamo di tutti e di più e Alice se ne occupa tutti i giorni, la mattina prima di andare al lavoro, prima di preparare la colazione ai bambini, lei va fuori, si occupa appunto degli animali e poi fa tutto il resto, veramente è una tuttofare, fa un sacco di cose. Invece Simon è un bravissimo bambino e si sta occupando, cioè si è iscritto agli scout e si comporta veramente veramente bene, cioè fa un sacco di cose appunto da solo in automatico, ma ha già preso un po' di medagliette, un po' di spillette, ma ancora lo deve completare, ma penso che comunque lo completerà presto perché è veramente bravo, ci tiene tanto in quello che fa, però a sua sorella non la guarda. Cioè, lui gli piaceva essere figlio unico, quindi non è che è impazzito lui alla voce. È impazzito lui quando è arrivata Iris, sinceramente. E quindi continua a farsi i fattacci suoi, anche perché lei è troppo piccola, quindi un po' si annoia a giocare con lei. Ma Iris, come vi ho detto, non si annoia mai. Ha sempre un sacco di cose da fare, soprattutto in questo giardino immenso. Lei sta sempre ad esplorare. Infatti, abbiamo scoperto che ha una certa passione per il giardinaggio. Proprio le piacciono in particolar modo i fiori. I fiori sono la sua cosa preferita. Infatti, quando adesso stiamo coltivando dei fiori davanti a casa. E infatti quando Alice si è messa a coltivare appunto dei fiori, Iris è venuta vicino a lei, voleva coltivare pure lei, quindi prendeva la paletta, le passava la terra, tutte queste cose qua, un po' a modo suo, però era molto interessata appunto ad aiutare
la mamma quando fa il giardinaggio, soprattutto se si tratta di fiori, perché poi le piace vedere come crescono, come diventano, di che colore diventano, di che forma, tutte queste cose qua, è proprio una passione la sua, già da bambina, cioè già da bebè. Ma appunto arriva il compleanno di Iris e mi diventa una bambina bellissima. Io l'ho vestita molto campagnola, infatti ha i capelli lunghi, quelli con la bandana, perché lei è molto campagnola, proprio tanto. E anche da bambina, ovviamente, lei continua a passare il suo tempo nel giardino. E ci sono un sacco di coniglietti nel giardino perché ho messo appunto le tenebre per i conigli, quindi siamo sempre sommersi, invasi dai conigli. E Iris ci fa amicizia, ci gioca, li coccola e contentissima. Lei, qualunque cosa che riguardi la natura, lei ci va d'accordo, che sia una pianta, che sia un animale, lei ci va d'accordo. Adesso che è bambina, finalmente Simon decide di giocare un po' con lei. Lei ha insistito, 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 alla fine è riuscita a giocare un po' con suo fratello, giocano appunto in giardino sempre a questi giochi dove si devono sfidare. Ma andiamo a parlare un attimo di Avril, perché pure da Avril sono cambiate un po' di cose, cioè un po', una cosa, che però la scombussola tutta la vita. Vabbè, andiamo a vedere. Eccoli qui, sono in cinque adesso, le due gemelle sono cresciute, sono bellissime, ed è arrivato una new entry, è arrivato Lorenzo, ma adesso ve lo faccio vedere meglio perché appunto siamo andati, ovviamente, cioè loro spesso il fine settimana lo passano sempre da Alice, perché comunque ha la casa più grande, il giardino più grande, quindi ci vanno molto più volentieri appunto da Alice, però cercano di incontrarsi sempre tutti i fine settimana. Ed eccolo qui, piccoletto, il piccolo Lorenzo, è troppo carino, è bellissimo. E qui appunto ci sono tutti quanti, c'è Avril che dice, e vai, siamo arrivati dalla zia! Cioè più felice lei di tutti quanti gli altri, però appunto ha invitato tutta la famiglia, è stato bellissimo, ieri si è abbracciato Lorenzo, troppo teneri. Ovviamente Alice è venuta a salutarli, l'ha fatta entrare, questa qua è Camilla, la gemellina appunto castana, e di qua però appunto c'aveva sua madre davanti, questa invece è Martina, quella con appunto i capelli più scuri, una liscia e l'altra riccia mi sono uscite, un po' come proprio le gemelle, cioè bellissimo questo caso. E quindi eccole qui cresciute, ecco questa è sempre Martina, però con il suo abito da festa, perché poi ho fatto una festa con cena e quindi hanno mangiato qui nella sala da pranzo che è gigantesca, con questo tavolo appunto gigantesco, la musica, si sono divertiti tantissimo, pure i bambini, cioè i cugini, praticamente i cugini si sono divertiti tantissimo, hanno giocato, hanno ballato, hanno riso, hanno scherzato, cioè si divertono sempre un mondo quando appunto si riuniscono. No, bellissimo, bellissimo. Quindi cerco sempre di farli incontrare tutti i fine settimana, anche perché sono appunto i giorni che hanno più liberi, cioè pure Alice sta a casa il fine settimana dal lavoro e quindi è l'unico momento, poi durante la settimana è super impegnata, queste cose qua, e quindi il fine settimana è l'unico momento in cui riesco a farli incontrare un po'. Ecco, come vi dicevo appunto, il giardino sul davanti della casa è popolato da coniglietti perché ho messo due tane del coniglio e c'è sempre strapieno di conigli che passano, che saltellano da una parte all'altra. È bellissimo perché appunto Alice è sempre stata la generazione appunto dei conigli, del Pasqua, tutte queste cose qua. Quindi è bellissimo appunto avere tutti questi conigli che scorrazzano nel suo giardino, è veramente bellissimo. Ecco, questa qua è la nostra serra privata in casa perché qui tengo tutti i funghi, quelli piccanti, fascino, eccetera, eccetera, e pure le bacche che mi chiedono, tipo i lamponi, le cioccobacche e i mirtilli selvatici perché spesso mi servono per le missioni del paese e siccome fuori crescono soltanto nelle stagioni giuste, allora ho fatto questa, li tengo qui praticamente questa stanzetta che ho adibito appunto a serra per queste piante in particolare perché così ce l'ho sempre per farmi le missioni appunto del paese. Infatti in questo caso questo era il sorvegliante delle creature,
delle creature e appunto era venuto, lo invito, una volta li conosco, li invito a casa appunto per dargli quello che mi richiedono, perché comunque ci metto un po' a trovare tutti gli ingredienti che vogliono, queste cose qua. E quindi niente, Alice continua appunto ad aiutare gli altri abitanti così. I bambini ovviamente si stanno sviluppando le loro attività, le loro abilità, le loro aspirazioni, tutte queste cose qua. E appunto ogni tanto capita anche qualche incidente. Infatti Cyborg mi ha dato fuoco, cioè ha fatto qualche esperimento chimico sbagliato, ma ha dato fuoco appunto alla postazione chimica. E c'era Iris qua che disegnava, poverina, è dovuta scappare di corsa. Cioè sono pericolosissimi. Poi in casa, mo questa gliela butto là fuori, perché in casa sennò va a finire, mi dà fuoco a tutta casa. Poi appunto Iris continua a dare una mano appunto alla mamma con il giardinaggio, perché lei lo adora, quindi innaffia, estirpa le erbacce. Qui siamo sempre dentro casa appunto la sera con i funghi, perché lei li deve sempre tenere appunto belli, perfetti e curati, perché ovviamente queste cose sono per gli abitanti del paese, quindi devono essere sempre tutti perfetti e al massimo della loro qualità. Ma arriva un'altra notizia, cioè arriva che Alice scopre di essere incinta. Ebbene sì, è di nuovo incinta. Ma abbiamo un'altra cosa importante da fare e soprattutto da festeggiare. Infatti c'è il matrimonio di Michaela e di Whitney, che finalmente si sono sposate. E questa foto è bellissima perché c'era Alice che diceva: "Vi adoro, vi voglio bene, siete fantastiche". Era tutta emozionata, è stato bellissimo. Ovviamente al matrimonio c'erano tutti, a partire dal piccolo Lorenzo, le spose che ballano, i bambini, c'erano veramente tutti, tutti, tutti. Abbiamo invitato le famiglie di entrambi, appunto abbiamo invitato Avril, ovviamente, con la sua famiglia, Alice. C'era veramente un sacco di gente, si sono divertiti tantissimo, il matrimonio è stato splendido. Ma torniamo appunto da Alice. Alice continua a fare i mercatini per appunto fare dei soldi da dare al centro ricreativo, perché comunque continua a dare una mano al centro ricreativo, quindi fa tipo sempre le uova fatte da lei, i peluche fatti da lei, le composizioni floreali, perché Iris ha insistito tanto di fare queste benedette composizioni floreali e venderle perché sono bellissime. Fa lei gli accoppiamenti, dice: "Mamma, metti questo, metti quello, no questo con quello, no quello con quello", tutte queste cose qua, e poi le va a vendere con sua mamma. Lei è molto molto soddisfatta. Inoltre vi devo dire che Iris è molto amata da tutto il villaggio. Oh, quando la vedono, cioè dicono che è la bambina più dolce di tutto il mondo, perché veramente dolcissima. Sì, ovviamente adorano pure Simon, Simon l'hanno sempre adorato, però Iris proprio ti entra nel cuore, anche se non vuoi, lei ti entra nel cuore, sa come entrare nel cuore della gente e da lì è difficile che riesci ad uscire. Poi, ovviamente, facciamo anche delle giornate in famiglia, cioè tra di loro, non tra tutti, soprattutto adesso che appunto lei è incinta, non vede l'ora che arrivi la prossima o il prossimo, perché non lo so che cos'è, non l'ho deciso io, ho lasciato fare al gioco, perché tanto l'erede ce l'ho, è Iris, quindi mi andava bene qualunque sesso sarebbe uscito. E quindi prepariamo sempre dei picnic, perché se vi ricordate c'è quel parco sempre qui a Danforth che Alice ama alla follia. E quindi quando riescono, soprattutto adesso che è estate, quindi ci sono le belle giornate così, vanno sempre appunto al parco a fare dei picnic in famiglia. Quindi giocano a carte, si mettono a giocare a carte, Iris si mette a cercare rane. Questa foto è bellissima, che c'era pure la paperella che la guardava. Giocano a calcio. Qui in questo caso abbiamo preparato una torta al miele e dei panini con il pollo. E quindi giocano a calcio, si divertono, passano dei pomeriggi bellissimi. Loro comunque si lavorano tanto, hanno tante cose, ma comunque cercano sempre di ritagliarsi del tempo per passarlo con la famiglia, con i figli. Poi, appunto, guardate qua la pancia che è cresciuta intanto di Alice, è enorme perché sta al terzo trimestre praticamente. E questa foto bellissima dove prendo tutta la famiglia, ma c'è Iris che tocca la pancia alla mamma e dice: "Non vedo l'ora che arrivi", perché lei è dolcissima, lei è molto altruista. Lei infatti continua a dire alla mamma che se ne occuperà lei, del fratellino, della sorellina, che appunto ci penserà a lei, che non, lei non si deve preoccupare, non si dovrà stancare. Cioè, Iris è molto 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 altruista.
tantissimo proprio. Poi ovviamente si sono messi a pescare gli ometti cercando di portare del pesce a casa, ma Vincenzo è scarsissimo nella pesca, veramente scarsissimo. Simon pesca pesci piccoli, però li pesca almeno quello. Allora, torniamo a casa, ho fatto questa foto appunto a Iris che era bellissima con appunto il telescopio che non l'ho ancora usato, sinceramente l'ho messo ma non l'ho ancora usato perché ho paura che l'unica volta che non voglio la meteorite mi arriva, quindi ho veramente il terrore di questo coso. Però dai, prima o poi lo proverò, cioè ci sono pure gli alberi degli uccellini ovviamente nel giardino. E poi, siccome appunto siamo al terzo trimestre, Alice sta preparando la tutina, anche perché lei è arrivata a livello 10 di lavoro a maglia e livello 5 di punto a croce. Però vabbè, le sue abilità le vedremo nel prossimo aggiornamento, che sarà proprio la fine, perché poi appunto adesso Iris è una bambina, quindi deve ancora crescere per passare il testimone alla prossima generazione. Quindi arriva il momento del parto e scopriamo appunto chi sarà il prossimo, cioè il prossimo, non erede, il prossimo inquilino, il prossimo componente dell'unità familiare, benvenuto, ed è un maschietto, si chiama Ryan. E Alice è felicissima. Io ho fatto questa tutina appunto con azzurra con le margheritine sopra disegnate perché Iris ha insistito tanto che doveva avere dei fiorellini sopra la tutina. Ormai se vedete i fiori pensate a Iris, cioè è proprio una cosa automatica ormai. E appunto adesso Alice si sente completa, ha una famiglia fantastica, una casa fantastica, una carriera avviata, ha un sacco di amore intorno a lei, si sente veramente fortunata e decide che vuole passare un po' più di tempo con la sua famiglia. Quindi si prendono una bella vacanza e se ne vanno a Granite Falls. Ed eccoci qui appunto a Granite Falls, ovviamente il terzo membro dell'unità familiare, cioè il terzo figlio. È diventato bebè perché sennò non me lo potevo portare, quindi è passato un po' di tempo. Con tutti questi nomi, mo mi confondo. Ryan è cresciuto ed è appunto venuto in vacanza con noi. Allora ho messo di nuovo Vincenzo e Simon a pescare per la cena, ma prevedo che saranno a bocca asciutta, non pescheranno un bel niente. Invece Iris è stata tutto il tempo a casa con noi. Si è messa a giocare queste cose qua, appunto a fare dei cavalli per passarsi il tempo, mentre Alice si stava occupando appunto del piccolo Ryan, che poi questa foto è bellissima perché praticamente lei stava cercando di insegnargli le schede didattiche. Lui si è sporto tutto quanto, ma no, perché stava cercando di capire, perché stava guardando che cosa faceva la sorella. Infatti poi mi giro dall'altra parte e capisco perché sta guardando in quella direzione, che cosa sta combinando, sta dicendo, ma che cosa sta facendo mia sorella? È bellissimo. Comunque, io ho messo questi capelli che sono stupendi. E poi, ovviamente, lo zainetto con tutte le sue cose, i suoi giochini perché siamo in vacanza. Inoltre, Iris sta esplorando tantissimo la zona, le piace tantissimo. Lei adora tutto quello che fa parte della natura, adora la natura. E quindi ha visto un sacco di tronchi cavi. Ha detto, chissà se trovo qualche rana. E quindi, praticamente, lei sta prendendo pure le rane. Oltre alle rane, sta catturando anche gli insetti, tra cui farfalle. Api, le coccinelle mi sono scappate, c'erano pure le coccinelle. Comunque sta appunto catturando tutto quello che la natura offre, perché lei tutto quello che ha a che fare con la natura, lei lo adora tantissimo. Quindi sta catturando rane, fiori, insetti, i pesci no, i pesci non ha questa passione per i pesci, almeno per adesso no, però magari più avanti può cambiare idea. Però anche perché comunque le dispiace che li devono imbalsamare, no, e metterli appesi, invece gli altri animali restano vivi, i pesci no, poverini. E quindi ecco qui che termina, cioè no, non termina la loro vacanza, ma termina il nostro aggiornamento. Ci fermiamo qui. Nel prossimo aggiornamento sarà veramente l'ultimo, dove vi mostrerò appunto il resto della vita di Iris. Quindi la vediamo adolescente, cioè il resto della vita da bambina e poi pure adolescente. E poi vi racconto, vi faccio vedere gli obiettivi appunto di Alice. Vi racconto cosa hanno fatto le altre famiglie, se ci sono altre novità. E poi partiamo appunto con la vita di Iris, quindi della quinta generazione.
niente, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo nel prossimo, ciao!